prego, vieni. Ah, entro. Come stai, Emanuele? Buongiorno, Fabio. Ciao, carissimo, uè, alla grande. Cazzo, sono anni che ci conosciamo con Emanuele, che bello. Ormai sì, No, veramente, e poi devo dire, ero attrattissimo da questa idea che per la prima volta lavorassi su dei pieni e non su dei vuoti. Nel senso, sei un maestro, sei diventato un maestro dei contenitori poetici e questa volta invece ti confronti con un pieno, no? Poi, tra l'altro, parti dalla particella minima, il quark. Allora, raccontaci un attimo di sto lavoro. Questo lavoro qui abbiamo due versioni di quark, una teriana, diciamo, che sarebbe quella che sfrutta il marmo e il saper fare dei marmisti di Carrara, di questa antica tradizione italiana, anche lì come era Murano con i vuoti e adesso con i pieni della montagna di Carrara. Invece nella forma opposta, invece il materiale sintetico per eccellenza, questo materiale acrilico, il plexiglass, che appunto illustra un po' due aspetti opposti dell'utilizzo della materia, la materia creata e la materia invece naturale. Quindi quark e materia, perché quark è la definizione della particola minima della materia, ossia che noi conosciamo. Senti, Emanuele, chiaramente è la tecnologia che ci permette di lavorare su forme come queste e su materiali come questi, no? Nel senso, ormai il braccio a 5 assi permette di avere forme come queste, il marmo di Carrara o il Brescia, come dici tu. Sì, sì, specialmente ora, oggi come oggi, certi macchinari permettono un controllo della forma che prima erano vincolati comunque all'utilizzo di scultore che aveva un'interpretazione del disegno del designer, mentre adesso abbiamo un controllo perfetto della forma. Una capacità di definizione della finitura e del dettaglio che prima non era paragonabile e soprattutto un accorcimento dal progetto diretto alla materia senza più avere un interlocutore che dovrà comunque reinterpretare suo proprio gusto e emozione il proprio disegno. Emanuele, scusami, ma ti devo fare una domanda un po' scivolosa, cioè... È evidente che una forma come questa, con una Zadid che è imperversa, con Karim Rashid, ma addirittura il marmo di Carrara riesumato da Mark Newson per la mostra da Gagosian, cioè rispetto a tutto questo, questo lavoro dove va a porsi? Il lavoro di Bablé. È evidente, di organicità. Hai sicuramente ragionato, no? su tutta questa corrente che diventa sempre più forte proprio dal punto di vista stilistico. Quindi come pensi che questo lavoro si smarchi rispetto a tutto questo? In realtà cerco di non dare quanto un disegno quanto un agglomerato di forme che poi vanno a creare il tutto. Quindi sono una serie di cellule che alla fine a me non importa il disegno nella sua complessità. La sua complessità nasce dalla sua agglomerabilità. Questo forse è un po' quello che a me interessa e che non è il controllo totale a tavolino della forma, come questo l'ho imparato da volte dal vetro, che il vetro stesso è proprio un materiale che nasce. Ma quindi, vuoi dirmi che non ti sei aiutato con programmi tridimensionali al computer? Assolutamente sì, assolutamente sì, ma questo diciamo è l'anello mancante che fino adesso non permetteva di avere un tale controllo. Ora come ora abbiamo questo strumento micidiale in un certo senso, ma anche di grande aiuto perché può rimodernizzare certi saper fare che prima non erano più accessibili per il designer, non erano accessibili, comunque sono sempre stati molto difficili da affrontare, come il vetro, come il marmo, come... Adesso grazie a questi strumenti in effetti abbiamo nuove possibilità e anche nuove possibilità di sfruttare questi materiali in modalità innovative, cercando di poter introdurre dei disegni che prima non erano contemplabili. Comunque, Emanuele, mi piace ricordarti accanto a Franco Albini e questa è l'immagine con cui ti saluto. Ciao mio caro. Grazie mille. Ciao, a presto, ciao, grazie.